Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi in questo video, visto che siamo in tempi di rinvasi, vedremo come ancorare adeguatamente un'orchidea nel substrato del vaso. Eseguito un rinvaso dobbiamo infatti sempre assicurarci che l'orchidea non ballonzoli quando per esempio la maneggiamo. Questo perché le nuove radici devono trovare una stabilità, una solidità sulle quali aggrapparsi. Vedremo quindi alcune situazioni che comunemente possiamo trovare. Ovviamente per i più esperti queste cose saranno già note, però spero che qualcuno che invece è alle prime esperienze di rinvaso possa trovare beneficio da questi suggerimenti. Partiamo dal bacchettino di legno. Questo ovviamente è il metodo più conosciuto e più utilizzato. Si presta bene con quelle piante che hanno una buona quantità di radici, perché già loro faranno sì che la pianta stia ferma all'interno del substrato e poi basterà posizionarne uno in maniera strategica per tenere eventualmente più ferma la pianta. E può essere combinato con una molletta o un pezzettino di spago. Vediamo ora l'uso del fil di ferro da solo. Questo lo utilizzo specialmente con quelle piante che non hanno radici e che ovviamente nessun bacchettino potrebbe tenerle ancorate e ferme nel loro vasetto. Quindi basterà utilizzare un vaso di plastica, forarlo nei due poli opposti e poi far passare questo filo di ferro tra gli pseudobulbi, se è una pianta simpodiale, oppure arrotolarla al fusto principale nelle piante monopodiali. Si potrebbe anche inserire uno stuzzicadente da spiedini in maniera orizzontale, avendo un po' di spessore tuttavia non si presta sempre bene con tutte le piante. Forcine di fil di ferro, le potete creare voi tranquillamente con un fil di ferro un po' grosso. Queste io le trovo veramente utili per tutte quelle piante che amano scappare dal vaso perché hanno degli internodi dei propri pseudobulbi molto lunghi. A volte infatti non c'è necessità di rinvasare una pianta solo perché è scappata dal vaso, ma va semplicemente aiutata a ritornare nel suo contenitore, dove troverà il substrato, la sua umidità, il fertilizzante e tutto quanto. Anche gancette, mollette e chi più ne ha più ne metta possono aiutarci in questa operazione delle orchidee fuggiasche. E devo dire che sarebbe meraviglioso tenerle veramente naturali allo stato brado. E tuttavia questo non è sempre possibile, perché se una persona avesse una serra con sempre l'umidità molto alta eccetera, queste piante che escono dal vaso riuscirebbero a produrre le loro radici, perché troverebbero anche fuori dal vaso tutte le condizioni necessarie per la loro crescita e il loro sviluppo. Tuttavia questo nel mio ambiente non è possibile, e anche quando le coltivavo a casa non era possibile. Molte orchidee purtroppo seccano le loro nuove radici se queste non trovano l'habitat adatto. Fascette da elettricista, utilissime secondo me per quanto riguarda i cestini appesi, dove vorremmo far crescere le nostre piante tutte intorno a questi cesti, a questi supporti. Come al solito le orchidee fanno quello che vogliono, sono piante libere, io le adoro anche per questo. Tuttavia questa celogine pandurata non produce tante radici se non trova ovviamente l'umidità di cui ha bisogno, e quindi gli do un aiutino. Lei vuole essere libera, io sono felice che lei abbia questo desiderio, però l'aiuto a indirizzarsi nella sua libertà, dove potrà anche trovare acqua, concime, nutrimento, umidità, tutto quello che ha bisogno. Quando pieghiamo il rizoma delle orchidee ricordiamoci sempre di fare movimenti gentili, perché non dobbiamo romperli, dobbiamo solo incurvarli leggermente. Molte piante crescono naturalmente dove sentono più umidità, sono delle piccole rabdomanti in tutto e per tutto. Altre invece hanno questo spirito più libero e vanno un po' a zonzo per i fatti loro, soprattutto spesso in cerca di luce. Questi sistemi di ancoraggio possono poi essere tranquillamente rimossi quando la pianta ha ben radicato e non avrà più bisogno di questi supporti. Una pianta ben ferma nel suo substrato, nel suo vaso, vedrete che radicherà molto più in fretta rispetto a una che poverina è lasciata oscillare dentro il suo vaso. I nuovi apici radicali infatti sono veramente delicati e bastano anche piccoli movimenti quando noi prendiamo in mano la pianta per farli rompere con il contatto col substrato.
Spero di averti dato qualche idea per tenere ferme le tue orchidee dentro i vasi e ti aspetto nei commenti per sapere se tu hai qualche metodo in più da consigliare a tutti noi. Ti auguro una buona giornata. Ciao, alla prossima!